Buongiorno ragazze e bentornate sul mio canale. Oggi voglio parlarvi dei prodotti Kemeya. Questo, scusatemi, è un video anteprima, un video preview, perché ovviamente, come ormai chi di voi mi conosce, io sono solita anticiparvi quelli che sono i prodotti o che acquisto o che le aziende sono così carine da inviarmi. Dopodiché, e ovviamente mi do un po' di settimane per testarli con calma, valutarli, capirne le caratteristiche e diciamo le sensazioni e i benefici che mi portano e solo dopo quindi passo a farne la review nel mio blog. Per cui vi invito sempre a controllare qui sotto nell'info box tutti i link ai miei socials, quindi al blog appunto per la review, al mio Instagram, Pinterest e Twitter. Allora, cominciamo con il parlare quindi di questi quattro prodotti che vedete lì, diciamo sullo sfondo. Come vi ho detto, mi sono stati inviati da un'azienda italiana che si chiama Kemeya, che è un'azienda specializzata nel settore della fitocosmesi e che da circa possiamo dire il 1990 realizza tutti i prodotti assolutamente naturali e tutti made in Italy, che non sono testati su animali e sono privi di derivati animali, quindi prodotti che hanno un ottimo punto di partenza, direi. Allora andiamo un pochino nel dettaglio a vedere che cosa mi hanno mandato. Dopodiché vi invito sempre a lasciarmi i vostri commenti se avete preferenze che io inizi con il testare l'uno piuttosto che l'altro, perché come sapete io anche in passato l'ho fatto quando qualcuno di voi mi ha chiesto che magari aveva interesse su un prodotto perché poteva risolvere una propria esigenza, magari l'ho testato prima di altri. Allora vediamo un po', cominciamo con questo. Allora, questa, scusatemi, è la Lidro Flog Crema. Ora la apro insieme a voi, ossia si tratta di una crema da giorno per pelli sensibili e delicati che è indicata anche per il contorno occhi. Questa è la boccettina, vedete il contenitore. Diciamo, l'azienda ci dice che questa crema dona alla pelle innanzitutto freschezza, luminosità e emollienza ed è consigliata come crema anche dopo sole. La sua azione preventiva nei confronti di agenti atmosferici quali il freddo, il vento e il sole e ne consentono anche un uso frequente, quindi anche in primavera con il comparire dei primi soli. Vedete, questa è la consistenza. Io, ripeto, la testerò per voi. E questo come si può dire, contenitore, vasetto, pot, come si suol dire ora, ha un pesonetto di 30 ml, per cui avrò, diciamo, modo sicuramente di testarla con calma. E lo rimettiamo qui, quindi in bella evidenza per voi. Dopodiché, mi hanno inviato quest'altra confezione di Lidro Lotion Face. Questa è una lozione idrotonificante sia viso che corpo. Dona anch'essa alla pelle emollienza, tono e freschezza. Vediamo come si presenta. Ah, guardate, questo non me lo aspettavo. Allora, questa si presenta così, con un contagocce. Quindi la avvicina affinché la vediate, vedete l'Hydro Lotion Face, questa è da 15 ml e viene con un comodo contagocce, eccolo qua, in modo che diciamo non si sprechi il prodotto. Diciamo che si basa sull'azione sinergica dei suoi estratti ed oli essenziali e permette quindi un'azione delle creme che successivamente si applicano ancora migliore, più efficace e più profonda. Quindi questa si utilizza prima ovviamente di quella. La rimetto, anzi la lascio qui, anche questa è in evidenza con il suo contagocce, perché magari vi fa piacere continuare ad osservarla mentre vi dettaglio e vi descrivo ciò che mi è stato inviato. Dopodiché mi è stato inviato questo prodotto, vedete l'Hydro Lital. Questa è una lozione multifunzionale analcolica, sempre per pelli sensibili e delicate ed è specifica per il corpo, quindi non più per il viso. E perché è specifica per il corpo? Diciamo, tende a lavorare cercando di restituire al corpo la naturale morbidezza, la naturale emollienza, tono, ovviamente, e freschezza. È indicata in particolare, ecco, ve l'ho mostrata girandolo un attimino, è indicata
prima dell'esposizione o al sole o per chi lo fa alla lampada ed è un ottimo rinfrescante generale anche dopo l'esposizione al sole, durante o dopo anche un'attività sportiva o in ambienti molto surriscaldati. Chi di voi infatti fa una vita cittadina forse fa sport in ambienti chiusi, spesso surriscaldati e questo è un buon rinfrescante. Mi hanno mandato una confezione come vedete dal pisonetto di 30 ml, quindi mi potrò fare comunque un'idea anche di questo prodotto e anche questo lo rimettiamo qui. Quindi parliamo adesso di questa riflesso lunare, come dicevamo. Questa è una confezione abbastanza grande, ha un pesonetto di 125 ml e si basa con i due principi attivi principali di questa crema, di questa mistura, anzi vedete mistura di sarrossante, sono la bentonite, quindi l'argilla bianca e l'amido di riso. Molte di voi infatti sapranno, ancora vi voglio mostrare la consistenza, vedete. Non voglio farla cadere perché ovviamente ora quando capirete com'è fatta, capirete anche tutta la mia premura nel aprire questo contenitore. Ovviamente lo apro insieme a voi, non ero preparata, come sapete io amo fare le cose in diretta proprio. Eccola qui, vedete? Come sapete l'argilla, diciamo, ha un utilizzo molto antico e il suo scopo è principalmente terapeutico, sia per uso interno che esterno. E addirittura gli animali utilizzano l'argilla per le igiene e per curare quelle che sono poi le malattie cutanee. E appunto proprio per questo questa azienda ha pensato di creare questo disarrossante riflesso lunare lenitivo. Vedete, è in forma di polvere, ve lo avvicino. Vedete? È inodore, devo dire, è assolutamente inodore, ma alla fine è argilla bianca e amido di riso, per cui non poteva essere altrimenti. E lo voglio ricordare, e questi sono prodotti che non contengono derivati animali, non sono testati su animali e sono dunque dei prodotti ecocompatibili. Ovviamente testerò anche questa mistura antiarrossante e disarrossante, scusatemi, e vi farò sapere. Ecco qui quindi i prodotti che mi sono stati inviati e questo era solo un video anteprima, un video preview, ovviamente devo ancora testare questi prodotti, quindi vi invito a rimanere sempre sintonizzati con tutti i miei social che sono qui sotto e sul blog troverete sicuramente la review completa dopo l'utilizzo, quindi datemi un po' di settimane perché ovviamente parliamo di vari prodotti con formati anche grandi in alcuni casi tipo quello, quindi ci vorrà del tempo. Vi ringrazio ragazze e a presto. Un abbraccio.